questa giornata, a questo incontro tecnico organizzato. Oggi doveva essere, sinceramente, doveva essere una giornata in campo, però viste le condizioni meteo siamo stati costretti a rimodulare il tutto, quindi la giornata di oggi, giornata in campo, viene rivista e quindi sarà una giornata tecnica, un incontro tecnico che si svolgerà qui in auditorio. Oggi è un incontro interessante dedicato al grano duro, in particolare alla ricerca, e all'innovazione, di due comparti particolari, quello della difesa fitosanitaria e quella della costituzione varietale. Non a caso il titolo è la ricerca innanzitutto, l'innovazione nella difesa e nel panorama varietale del grano duro. Un incontro, quello di oggi, organizzato dall'Istituto Tecnico Agrario Paponcelli, con la collaborazione di Bayer Crop Science per quanto riguarda la difesa fitosanitaria e la società Prosegue, che si occupa di ricerca della costituzione varietale. Bene, io passerei subito alla presentazione degli ospiti. Poi seguiranno ovviamente i saluti di Stefano De Marinis, che in pratica è il tecnico dell'Istituto Tecnico Agrario, e Nicola Cianci, sempre uno studente dell'Istituto Tecnico Agrario. Poi abbiamo, per quanto riguarda Prosegue, Nino Lamagna, poi ovviamente di Prosegue, Roberto Angelieri, che è l'amministratore delegato, e il professor Fortunato Calcagno, che in pratica è il genetista. Dopodiché poi abbiamo, per quanto riguarda Bayer Crop Science, l'intervento dei due uomini Bayer, che sono Michele Curci e Antonio Monticelli. Quindi la giornata che oggi si doveva svolgere in campo prevedeva in pratica, ovviamente ringraziamo anche la dottoressa del CRA, Romana Bravi, ovviamente chiedo scusa per questa piccola svista. Dell'Istituto Tecnico Agrario, in pratica da Stefano De Marinis, da Nicola Cianci, e in pratica in campo cosa dovevamo visionare? Noi dovevamo visionare quelle che erano due varietà in particolare, la varietà di grano duro Cori e quella della Credi, quella di nuova costituzione, e poi dovevamo tastare qual è stata la linea di difesa Bayer Crop Science. Quindi questa parte qui dal campo la riportiamo qui adesso in auditorio, quindi dopo i saluti procederemo con il relatore, e quindi in questo caso Michele Curci per quanto riguarda Bayer Crop Science e per quanto riguarda la costituzione varietale il professor Calcagno. Io è veramente solo un saluto oggi, che è un momento conclusivo di questa attività, perché noi all'inizio dell'anno abbiamo siglato una convenzione con la Prosegue proprio per realizzare questi campi pilota di frumento duro, nell'idea e nella convinzione di creare questo stretto raccordo tra formazione, quindi scuola, e territorio. Ricordo che gli istituti agrari in provincia di Foggia sono solamente due, e quindi il Paponcelli Cirignola e l'Istituto Agrario di San Severo, e saluto il collega, il preside Giuseppe De Cato, che è presente, e che poi lo inviterei per un saluto personale anche a nome dell'Asso Istituto Agrario. Per le loro caratteristiche, e sempre con l'idea che forse la cerealicoltura può essere una risposta alla globalizzazione di questi tempi, che vede i prezzi in caduta libera, e quindi potrebbe l'istituto industriale e l'istituto tecnico del geometri. Abbiamo solo da prendere oggi qui, ringrazio per l'invito, mi fa piacere che molto, come dire, della ricerca, ho visto i rappresentanti della Bayer di Prosegue, sono qui pronti a dare anche un contributo importante agli istituti agrari, e questa cosa non può che essere foriera di grandi e belle cose per il nostro territorio. Grazie ancora e buon lavoro, vi seguiremo. Science e Prosegue per averci dato la possibilità di realizzare questo campo di IMO, dove siamo stati in grado di osservare e confrontare i loro mezzi tecnici. Prosegue per le due varietà ancora e Credi, e Syngenta e Bayer Crop Science. Non abbiamo sentito nulla. Scusate, ci
messo a disposizione le loro linee di difesa, intese come concia, come difesa fungina e come lotta alle malerbe. Nella vostra presentazione un ringraziamento particolare a tutti voi, soprattutto ai sementieri che ho visto che sono venuti un po' da più parti, un caloroso saluto a loro, e vedo che oggi qui è rappresentato un po' tutta la filiera del seme, dalla dottoressa Bravi, che è la direttrice dell'ex Science, così tutti insomma la conoscono, ai sementieri, ai distributori, ci sono condoterzisti, agricoltori, quindi siamo tutti qui riuniti in questa giornata che per Proseme è una giornata doppiamente importante. E tutto questo è stato reso possibile da una iniziativa già avviata l'anno scorso con BioCop Science, per creare una sinergia tra quelle che è la ricerca, la nostra ricerca, le nostre varietà, con la bontà e la qualità dei prodotti di BioCop Science, che rendono possibile alle varietà di estrinsecare la massima potenzialità produttiva. E proprio per questo sono state fatte diverse tesi, che Gianluca, io spero che in campo ci andiamo, perché non saranno quattro gocce a fermarci, anche subito dopo le presentazioni, perché è interessante vedere in campo il comportamento delle varietà. E dicevo, è stato reso possibile grazie alla collaborazione con BioCop Science, e un ringraziamento particolare al preside, al professore Pio Mirra. Non ci sia un migliore di questo per un evento del genere, perché qui si formano i giovani e i futuri tecnici, quindi di questo sono particolarmente lusco. Ma se vale il motto sposa bagnata, sposa fortunata, spero che il credit abbia tanta fortuna nella giornata odierna. Ed è una nuova varietà che affiancherà quelle che già Proseme commercializza, che sono Simeto e Core. Entrambe le varietà, una un po' più datata, il Simeto, che tutti voi conoscete, l'altra più giovane, sono ormai ai vertici delle varietà più certificate, più diffuse nel sud Italia, e a questi speriamo che si aggiunga la varietà Credit, una varietà per noi più che importante, una varietà speciale. E per la sua genetica, per le sue performance, e proprio per questo motivo ho pensato bene quando si è progettato e programmato questa giornata odierna, di far presentare questa varietà a un presentatore speciale, che è il professore Calcagno, il costitutore della varietà. Quindi meglio di lui e non ce n'è nessun'altra persona, perché il professore ha ideato, l'ha partorito, l'ha materializzata, e oggi l'abbiamo qui con noi in questa varietà. Per sottolineare l'importanza dell'evento, ci ha raggiunto dalla Sicilia, oltre al professore Calcagno, l'amministratore delegato della Proseme, Roberto Angileri, al quale passo subito la parola. E io, quando il giornalista o l'agronomo dice adesso vi presenterà l'amministratore, un po' sicuramente la sala, per tante persone non vi conoscono, ma tanti io oggi li ho rivisti con questa mia nuova veste che ormai dura da 10 anni, ma per coloro che non mi conoscono sanno che devono sapere che io ormai da Proseme ci lavoro da 20 anni, quindi conosco un po' quasi l'origine dell'azienda. Quando il professore Calcagno, dopo il Simeto, ci ha consegnato varietà come il Ciccio e il Colosseo, che hanno fatto anche la storia dell'agricoltura italiana alla fine degli anni 90, e quando qualcuno poi ci tacciava di quasi chiusura o di quasi, diciamo, oblio della società, devo dire che la Proseme è tacciata solo del fatto che potesse avere solo il Simeto per combattere i concorrenti, siamo usciti fuori con una varietà, il Core, che è stata subito apprezzata dal mercato, è stata la varietà che in pochissimo tempo ha avuto un'evoluzione commerciale, uno sviluppo che l'ha portato ai primissimi posti della classifica nazionale. Certo, arrivare
oggi i dati di certificazione che magari saranno illustrati tra poco dalla dottoressa Bravi, arrivare nelle prime tre varietà in Italia per una varietà come il Core, vuol dire che dopo tre anni il mercato l'apprezza e quindi noi siamo ampiamente soddisfatti. Anche da parte mia, in questa giornata un po' particolare, insomma, siamo riusciti poi a organizzare questo incontro in una maniera alternativa, e quindi io direi che da parte mia e da parte del mio collega Antonio Monticelli, Crop Manager Cereali di Bayer Crop Science, un caloroso benvenuto a tutti quanti voi, e soprattutto vorrei ringraziare alcune persone in particolare che ci hanno permesso di organizzare questo campo vetrina che oggi purtroppo per la pioggia non si potrà vedere, però non è detto, perché alla fine dei lavori, se c'è tempo, possiamo andare a dare un'occhiata, chi ha voglia potrà andare a dare un'occhiata. Dopo ho dato una relazione che vedrete nella seconda parte. E poi un dovuto ringraziamento ai miei colleghi di Bayer Crop Science che si sono adoperati sul campo, in special modo Nereo De Angelis, che in questa zona è molto conosciuto. E quindi a questo punto io do la parola di nuovo all'amico Chieppa, che porterà avanti questi lavori. Grazie. Grazie mille Pucci. E adesso entriamo nel vivo dell'incontro. Entriamo nel vivo dell'incontro con il professor Fortunato Calcagno, genetista di Prosene, che ci illustrerà le caratteristiche agronomiche di due varietà, quelle Core e Credit, che sono qui presenti in campo. A lei la parola, professore. Io mi metto in piedi perché sono piccolino, se sto seduto laggiù non mi vedono, quindi io mi alzo così mi faccio vedere. Allora, intanto benvenuti a tutti, vi saluto con affettuosità, con molti ci conosciamo, con chi non ci conosciamo vale come conoscenza questa sera. Io sono contento questa sera, come può essere contento un padre, ricordate che prima, il secolo scorso, quando una famiglia, un padre aveva una figlia, poi a 18 anni la faceva conoscere alla società. Ecco, questa conoscenza aveva uno scopo ben preciso, che era quello poi di ampliarla a qualcuno, no? Ecco. E quindi facevi in modo che questa fosse piacente. Io questa sera mi sento proprio di presentarvi una mia figlia, perché le varietà sono figlie che sì, per farle bisogna starci molto tempo dietro, a poco si costruiscono, quindi ci si lega. Le varietà, io sono legato alle varietà che sono venute fuori dalla mia ricerca. E cercherò di farvela conoscere presentandovela, sperando che qualcuno possa innamorarsi. Mi piace ogni volta parlare sul materiale in campo. Questa sera purtroppo questo non è stato possibile. Abbiamo portato qua delle spighe, mi hanno portato delle spighe in cui c'è la varietà che conoscete un po' tutti, che è il Core. Penso che tutti quanti più o meno avete provato a seminarlo, e questa è la nuova varietà, il Credit, che come vedete ci sono due mazzetti, una è trattata, l'altra non trattata, ma di questo poi vi parleranno gli specialisti. Io cercherò di dirvi solo alcune cose per quanto riguarda, ecco, come dovete trattarla questa figlia, ecco, come dovete cercare, perché possa darvi il più possibile. Questa è una varietà quindi che deriva dal vecchio Simeto, ecco, e infatti vedete che c'è molta vicinanza anche alla varietà Simeto, ecco, e che è stata incrociata con una accessione del Messico, messicana, sapete, che è di quel gruppo di incroci, cui appartiene anche all'arcobaleno, non so se qualcuno l'ha coltivato, che sono varietà altamente produttive, molto produttive, ecco, che però hanno
sono molto gentili, diciamo, hanno bisogno di acquistare una rusticità per poter adattarsi alle nostre zone. E quale varietà più rustica del Simeto, che ha dimostrato un largo adattamento a tutto il sud Italia, isole comprese, e quindi l'ho incrociata con il Simeto. Come vedete, la varietà è una varietà molto precoce. Le caratteristiche sono, anzitutto bisogna dividere, ben distinguere la varietà core dalla varietà crediti, perché sono due costruzioni diverse. Ecco, l'architettura del core è una, l'architettura del crediti è completamente diversa. Il core, lo sapete, sono un piccolo richiamo, è una varietà che come architettura ha una caratteristica importante, che sono le foglie molto piccole e con una posizione eretta che permettono l'insolazione, quindi la luminosità all'interno delle certe malattie, tipo sempre, eccetera, non c'è varietà che tenga, ma sono le condizioni che esercitano più o meno virulenza nell'attacco della malattia. Ma la varietà resistente non esiste, non c'è, di frumento duro non esiste. Quindi la varietà è, infatti, molte varietà che sono, e che faccio riferimento a qualche varietà che voi conoscete bene, varietà simili tipo il Saragon, che è una varietà con una foglia larga che fa una spiga molto alta, anche questa è suscettibile molte volte ad avere degli attacchi perché l'apparato fogliare è esposto tutto e quindi dà la possibilità agli agenti patogeni di installarsi. Questa è una varietà un po', ecco, simile sotto questo punto di vista, però è molto precoce, molto, abbiamo detto, l'epoca di seta. Una varietà così precoce come il Crediti va seminata, non molto, c'è gente che ha una gran fretta di seminare, come arriva il mese di novembre, che fai seminato? Ma vai a parte che parlare di seta. E invece bisogna avere un po' di pazienza, perché una varietà precoce come il Crediti è meglio seminarla già ai primi di dicembre. Ecco, dagli un mese di differenza, e questo può essere anche utile, perché sia soprattutto perché possiamo lavorare il terreno con l'ultima ripassata a dicembre, quindi prepararlo da tante erbacce, quindi trovare la pianta troverà condizioni, ecco, di abitabilità superiore. Ecco, e sia perché c'è il pericolo che dopo le semine condizioni climatiche buone, favorevoli alla vegetazione, che da noi sono possibili, spingono la pianta a vegetare molto, e quando arriva poi il freddo invernale la pianta si trova in vegetazione e è più suscettibile ai danni da freddo. Per cui questa è la prima condizione, è quella di non avere freddo per seminarla nella prima decade, sarebbe, noi diciamo nella prima decade, non è che per forza è una data orientativa, non è che per forza deve essere da 1 a 10, può essere 12, può essere 15, può essere anche fino a novembre, noi abbiamo delle condizioni orientative. O ideale, prima decade di dicembre, segna. Questo è un primo elemento. Secondo elemento, quantità di semi. Bisogna andare a una quantità di semi che superi i 200 kg, che si avvicina ai 220, 200, perché? Perché è una pianta che ha bisogno anche di avere un certo quantitativo di seme, che ha un peso di 1000 semi abbastanza elevato, per cui se io diminuisco la quantità di seme, posso incorrere nel pericolo di avere una semina rara. Ovviamente dopo, nella seconda parte, avremo l'intervento di Antonio Monticelli, che riguarderà la concia secondo la tecnica Bayer Crop Science. Michele Curci. Allora, di nuovo saluti a tutti quanti. Come per il professor Calcano, anche per me è un po' difficile cercare di spiegarvi che cosa, insomma, in qualche modo avreste potuto vedere in campo, perché
ciò che si vede in campo io ve lo dirò a voce, quindi vi dovete fidare, insomma. Per cui vediamo subito cosa avreste visto in campo. Prima di tutto le due varietà Core e Credit sono state sia conciate che non conciate, quindi c'era un Core conciato e un Core non conciato, un Credit conciato e un Credit non conciato, proprio per, come vi dirà poi il collega, gli amici dell'istituto, Gianci in questo caso, la differenza fra l'utilizzo di una concia o noi abbiamo conciato il Core e il Credit con lo Scenic. Lo Scenic è oggi considerato un po' la Ferrari della concia, è un tre vie a base di tebuconazolo, proteoconazolo e una strobilurina, la fluoxistrobin, quindi tra i prodotti migliori che oggi possiamo utilizzare come concia delle sementi, e i sementieri qui presenti lo sanno benissimo. Abbiamo completato la difesa del grano secondo Bayer attraverso un diserbo, vedete, fatto in data 20 marzo, quindi in uno stadio di levata, con una miscela, un po' un classico del oggi utilizzata in campo, quindi una miscela di Atlantis più Buctril, e avreste visto un controllo totale, ma veramente totale, un controllo totale di alcuni infestanti presenti nel campo, quali l'oietto, avena, papavero e soprattutto Circium, che voi sapete essere lo stoppione, naturalmente uno delle infestanti che maggiormente stanno prendendo piedi in certe località. Quindi il controllo con Atlantis e Buctril è stato completo. E poi veniamo alla difesa. L'ha detto il professor Calcagno, la difesa è molto importante, soprattutto nel mantenere verde, nel mantenere attivo la foglia bandiera, che è quella che è poi il laboratorio dove si forma la sostanza produttiva presente nella granella. E cosa abbiamo fatto? Nella fase di levata, vedete, insieme al diserbo, abbiamo utilizzato lo Sphere, e vi dirò, per chi non lo conosce ancora, solo una slide per quanto riguarda la composizione e, diciamo, le caratteristiche, i punti forti di questo fungicida. Poi naturalmente nella fase di botticella, quindi dopo circa un mese, abbiamo quindi protetto ulteriormente la pianta da attacchi di septoria e ruggine, con la novità che abbiamo lanciato sul mercato l'anno scorso, lo Zantara. E quindi questi poi sono i risultati che avreste visto in campo, quindi una piante, diciamo, come in questo caso, molto colpite le foglie, vedete, se non mantiene le foglie, la foglia bandiera per esempio, come in questo caso, colpita da ruggine e septoria, mentre nel caso di grano trattato con Sphere e Zantara, vedete delle foglie a bandiera ancora verdi, delle foglie a bandiera sane. E questa è una cosa importante, perché ad oggi, nonostante la siccità, nonostante queste condizioni, diciamo, atmosferiche avverse, comunque le tesi trattate con una linea fungicida quali Sphere e Zantara si mantengono più verde, hanno la penultima foglia, ma soprattutto la foglia bandiera integra, più sviluppata, più larga, e sono anche questi, diciamo, degli argomenti che poi vedrete faranno parte delle osservazioni della relazione di Cianci. Concludo, vedete, concludo dicendo che questa strategia che è stata utilizzata, quindi la protezione delle piante di grano dal seme fino alla spiga, è stata una protezione soprattutto basata sul controllo delle malattie del mal del piede per quanto riguarda la concia, e
le malattie fogliari, quelle classiche, la septoria, l'oidio, la ruggine. Quindi queste sono state le, diciamo, le malattie che si sono in qualche modo presentate in questo contesto e che sono state controllate egregiamente con la difesa che vi abbiamo illustrato. Lo SPER, come sapete benissimo, perché è un prodotto in uso in cerealicoltura nel meridione da moltissimi anni, ha un larghissimo spettro d'azione, perché non solo controlla oidio septoria, ma anche i due tipi di ruggini presenti nella nostra zona, come la ruggine bruna e la ruggine gialla. E l'anno scorso, che è stato un anno particolarmente idoneo allo sviluppo di queste patologie, chi ha usato lo SPER naturalmente ha avuto degli ottimi risultati su queste quattro patologie. Naturalmente lo SPER, grazie alla presenza di strobilurina, quindi ha un'efficacia fotosintetica maggiore, contribuisce a un'attività fotosintetica, a migliorare la fisiologia della pianta, ed ecco perché le piante trattate con SPER risultano molto più verdi e più performanti anche in assenza di patologie rispetto al non trattato. Questa è un'attività che è presente all'interno dello SPER, quindi non solo un controllo delle patologie, ma anche una stay green, quindi uno stare verde, un mantenere verde la pianta, più efficienza fotosintetica, più sviluppo vegetativo. Lo SPER, come vedete, si posiziona nel periodo di applicazione dalle fasi di accestimento elevata alla dose da 300 a 500 ml per ettolitro, quindi da 300 a 500 grammi per ettaro. E questi sono i vantaggi, quindi un marcato effetto rinverdente completo sulle, diciamo, controllo delle malattie fogliari. Un risultato costante anche nelle condizioni difficili come l'anno scorso e come quest'anno, perché quest'anno ci sono stati forti sbalzi di temperatura e temperature poco costanti, e l'anno scorso invece ci sono state delle piogge abbondanti che hanno favorito l'insorgere di patologie. Quindi una flessibilità di intervento, quindi come abbiamo visto si può usare sin dalla fase di accestimento in poi con una dose modulabile. E poi naturalmente chi ha usato lo SPER ha visto che le produzioni sono state migliorate nettamente. Il secondo prodotto che abbiamo utilizzato in questo campo demo è il famoso Zantara, famoso soprattutto perché al primo anno di lancio l'anno scorso ha avuto degli ottimi risultati, proprio perché è stato messo alla prova in un'annata critica. Noi l'anno scorso abbiamo avuto attacchi di septoria, di ruggine bruna e gialla come non mai. Ecco, è stata un'annata in cui sono stati messi a dura prova questi prodotti e lo Zantara ne è venuto fuori come uno dei migliori. Soprattutto perché? Perché lo Zantara protegge, quello che diceva il professor Calcagno, la foglia bandiera, quella che è il laboratorio delle sostanze produttive all'interno della spiga. Quindi Zantara si prende cura di quello che può essere considerato il pannello solare della spiga, cioè la foglia bandiera. Il prodotto Zantara è un prodotto che all'interno contiene due principi attivi, il famoso tebuconazolo, quindi con una particolare caratteristica di azione su una parte del fungo, e poi una nuova molecola, il bixafen, che ha un meccanismo di azione del tutto diverso, insieme danno poi i risultati performanti che ha dato Zantara sia l'anno scorso che quest'anno. Quindi concludendo il mio intervento, riprendo quelli che sono i punti forti dello Zantara, quindi un nuovo prodotto con una nuova molecola, un nuovo principio attivo Bixafen, ha due azioni complementari, quindi una maggior forza, una capacità di essere utilizzato da una fase precoce, quindi da una fase di accestimento fino a Botticella, con un'attività sistemica molto ma molto sviluppata.
Lo spettro di azione sia su orzo che su grano è molto ampio e comprende tutte le patologie che abbiamo visto, soprattutto septori e ruggini, che sono le due bestie nere della nostra cericoltura. Inoltre, grazie anche alla capacità di stimolare la pianta nelle condizioni più difficili di stress, ottiene un incremento produttivo che, grazie all'utilizzo di Zantare, è assicurato al grano anche in condizioni difficili. Questa è poi, per concludere, l'immagine, la fotografia del catalogo Bayer per quanto riguarda le specialità in cerealicoltura, su grano duro, su grano duro, su grano tenero. E quindi vedete, abbiamo due prodotti che si possono utilizzare benissimo per la semina, quindi, alla semina, quindi come concianti Redico Scenic. Abbiamo un portfolio di serbi che vanno dal Buktril all'Atlantis al Lusamax, per arrivare poi a un portfolio di fungicidi che vanno dallo Sfera al Prosara alla Zantara. Abbiamo anche l'insetticida per chi vuole poi in effetti trattare contro afidi e contro altri insetti che colpiscono il nostro grano. Io vi ringrazio per l'attenzione e mi dispiace, ma io ho cercato di spiegarvi quello che avreste visto in campo. Grazie per l'attenzione. Grazie Michele, che mi ha dato l'opportunità, in rappresentanza delle classi quinte, di parlare sui risultati derivanti appunto da questo programma, frutto della collaborazione fra Bayer Crop Science Prosieme e l'Istituto Tecnico Agrario Poconcelli. Andando avanti con le slide, questo programma è costituito principalmente da delle osservazioni che, poste in essere, hanno permesso appunto il raggiungimento di determinati obiettivi, quali una valutazione della convenienza dal punto di vista agronomico ed economico della concia, passando per delle strategie di controllo appropriate in merito alle principali malattie fungine, una razionalizzazione sia delle strategie di coltivazione che degli interventi riguardo il controllo delle erbe infestanti, un confronto varietale appunto delle due varietà prese in esame e infine, aspetto ultimo ma non per importanza, è stato spunto per darci quegli argomenti di didattica che ci permettono di intraprendere ogni giorno quei percorsi di alternanza scuola-lavoro molto importanti appunto per la nostra formazione. Questa slide sta a rappresentare appunto lo schema di campo ai quali l'estremità appunto della diapositiva trovate le due parcelle costituite da 2500 metri quadrati l'una, primi stadi della loro crescita. È una garanzia che si dà naturalmente a chi acquista questo seme e i risultati sono all'atto della raccolta saranno evidenti. Importanza di una corretta difesa fitosanitaria delle piante di grano sin dalla semina, quindi una difesa che accompagni tutto il ciclo colturale, passando per una collaborazione con tutte le componenti della filiera del grano per avere appunto produzioni abbondanti e di qualità e diciamo stimolare quella che è la ricerca e direi il sinergismo che c'è fra chi offre e mette a disposizione i mezzi tecnici e chi invece dà disposizione per varietà particolari a fine di ottenere appunto produzioni con performance sempre più abbondanti. E inoltre appunto, come dicevo prima, aspetto ultimo ma non per importanza, quello della didattica in campo, in quanto a mio parere si impara molto di più stando in campo che non studiando sui libri. Grazie per la cortese attenzione. Bene, io farei un applauso. Buonasera a tutti. Beh, se il tempo ci consente sarò ancora più rapido. Io volevo semplicemente dire due parole per rimarcare un po' quelle che sono le caratteristiche di Scenic, anche perché qui abbiamo tanti sementieri, conoscono il prodotto e sanno che adesso è il momento di pianificare quelle che saranno le conce giuste e la semente giusta, e quindi qui abbiamo degli altri specialisti. Quindi due parole veloci. Intanto volevo fare i complimenti allo studente, perché è emozionante dopo anni rivedere qualcuno che anche in agricoltura ci crede, dà soddisfazione, mostra impegno, quindi libri e campo secondo me sono sempre un'ottima
ottimo connubio per affrontare la fase finale del ciclo, quindi la produzione. Non mi soffermo sui numeri, qui vedete il confronto tra tre categorie peraltro diverse, e qui vedete l'efficacia superiore di Chenic per quanto riguarda la fusariosi del piede. Vedete anche a livello produttivo, queste sono prove fatte in centro Italia su grano duro, e anche in questo caso rispetto ai competitor gli incrementi produttivi importanti. E qui le immagini parlano sempre in maniera molto chiara, quindi vedete sulla sinistra Chenic, e quindi vedete qui parliamo di parcelloni aziendali tra Chenic e rimonta aziendale, quindi si vede molto molto bene. Idem qui, grano duro, Toscana, e quindi anche in questo caso vedete la pianta più verde, la pianta più sana, vedete come è in grado di lavorare meglio e gestire meglio, e quindi affrontare meglio poi quella che è la parte chiave, quindi foglia bandiera e produzione. Anche in questo caso... Non annoiarvi, tagliando i tempi spero di riuscire a dire alcuni concetti che sono probabilmente a tutti noti, ma forse è il caso di ribadire e di rispiegare. Prima di tutto, giusto... Che cosa significa il termine certificazione? Che applicato alle sementi significa che è un processo, un procedimento di controllo ufficiale del processo di produzione, cioè delle produzioni delle sementi, e al tempo stesso delle caratteristiche varietarie e tecnologiche del seme, e tutto questo a garanzia dell'utilizzatore. Questo processo si basa sulla verifica di parametri che sono stabiliti dalla legge, dalla normativa nazionale e comunitaria, la quale normativa prevede che degli standard minimi che devono essere rispettati, e quindi la certificazione vi limita al rispetto di questi standard minimi. La certificazione quindi sancisce la qualità delle sementi, una qualità che è determinata in funzione dei produttori e delle modalità di produzione, cioè gli standard sono standard che sono stati ritenuti indispensabili per ottenere delle produzioni soddisfacenti, e dettate anche dalle tecniche produttive che oltre certi limiti non possono andare. La certificazione produce una serie di benefici che poi vi illustrerò, e come vi faccio vedere in questa foto tutto viene poi sancito dall'applicazione di un cartellino che sancisce che quelle sementi sono, rispettano i requisiti di legge. Sorvolo sul fatto della filiera sementiera soltanto per dire che esistono, sono tre le figure che sono coinvolte nella certificazione, rapidamente su quelle che sono poi le caratteristiche più importanti, tra cui quelle varietali e quelle tecniche culturali, che si dividono a metà diciamo l'esito della riuscita delle produzioni agricole, cioè il 50% è ascrivibile alle caratteristiche varietali, ma il 50% della buona riuscita è dovuto alle tecniche culturali. E quindi i risultati soddisfacenti delle culture dipendono in larga misura dall'utilizzazione di sementi adeguate che consentono lo sfruttamento degli altri fattori produttivi. L'industria sementiera, grazie ai progressi della genetica e della tecnologia, è in grado di fornire agli agricoltori sementi di elevati standard qualitativi, assicurando varietà innovative e sementi di qualità per gli agricoltori. Ed è questa consapevolezza sia del legislatore che del settore produttivo che ha portato a introdurre una normativa sementiera, perché le sementi sono un fattore chiave della produzione agricola, in realtà sono un fattore chiave per la sopravvivenza delle popolazioni, forse al pari dell'acqua. Direi che l'acqua e le sementi sono i due fattori principali che determinano, secondo me, soprattutto in un futuro, la sopravvivenza, diciamo, secondo me, della nostra, dell'umanità, potrei dire. Thank you.